L'amministrazione Picit è sempre recidiva dopo quanto è accaduto infatti lo scorso anno anche ieri a tre giorni dalla commemorazione dei defunti i cimiteri di Ragusa sono risultati chiusi nel pomeriggio e la denuncia del PD che rileva come non è possibile che ancora una volta bisogna fare i conti con un disagio del genere costringendo i cittadini alla visita ai propri cari solo nelle giornate dell'1 e del 2 novembre e solo attraverso l'utilizzo dei bus navette. Si tratta, spiegano dal PD, di un disappunto manifestato da numerosi cittadini, alcuni dei quali erano ieri davanti ai cancelli del cimitero di Ibla. Il sindaco Picitto quindi dovrebbe spiegare quali sono questi costi esorbitanti da sostenere se i cimiteri si tengono aperti qualche ora in più il pomeriggio, proprio la domenica antecedente alla commemorazione dei defunti. Per il PD è quindi assolutamente assurdo che non sia stata data la possibilità ai ragusani di commemorare i propri cari, disponibili solo dopo una certa ora e che magari non lo saranno nei prossimi giorni per varie ragioni.